Allora, noi siamo stati contattati dalla cooperativa Raggio di Sole, che ringraziamo per aver scelto noi come associazione sportiva del territorio. E noi consideriamo l'attività sportiva in generale fondamentale e il binomio scuola-associazione sportiva deve funzionare per forza, perché la scuola può avvicinare bambini, può e deve avvicinare i bambini al mondo dello sport, che noi riteniamo l'attività sportiva o in generale l'attività motore fondamentale per il benessere sia fisico che mentale dei giovani, dei ragazzi, che man mano poi attraverso il movimento cresceranno sicuramente in un modo migliore rispetto a bambini sedentari. Oggi c'è il fenomeno della sedentarietà con i bambini che incollati al cellulare, ai tablet, e quindi associare l'attività motoria allo studio può essere una cosa importante. Quale sarà l'attività che organizzerete quest'estate? Noi ogni estate come associazione sportiva organizziamo il Granata Summer Camp. Essendo in una scuola calcio, sono attività praticamente che riguardano più le attività calcistiche, il calcio, però noi comunque curiamo tanti aspetti dello sportivo, quindi non solo calcio ma anche attività che riguardano le attività ginnastica posturale, attività coordinative rivolte un po' a curare ogni aspetto dell'atleta. L'atleta non è per noi il calciatore che sa calciare, sa fare gol. Il calciatore è un insieme di tante cose, partendo già dall'aspetto psicologico, che è fondamentale, l'aspetto emotivo, caratteriale. Quindi noi durante queste attività cercheremo di curare comunque ogni piccolo dettaglio. Quali svolgeranno i testi di questo progetto? Le attività estive si svolgeranno nel nostro centro sportivo Margherita e il centro Maracanà, centro dove svolgono le proprie attività un'altra associazione sportiva che collabora con noi e che sono anni che questa collaborazione va avanti, e quindi abbiamo deciso di condividere con loro questa iniziativa importante. Ma perché secondo te è importante il rapporto tra giovani e giovanissimi con lo sport? Come detto prima, lo sport è fondamentale. In generale l'attività motoria, ma lo sport è fondamentale perché durante un'attività sportiva, al di là dell'aspetto fisico, c'è rispetto delle regole, c'è aggregazione, si socializza, si impara a rispettare le regole, rispettare l'arbitro, rispettare l'avversario, il fair play. Ci sono tanti valori che importanti. A quanti anni ti sei avvicinato al mondo del calcio? Io ero piccolissimo, avevo circa 4 anni che il presidente della mia prima scuola calcio, l'Inter Club Acerra, non voleva farmi iscrivere, perché per iscriverti ad una scuola calcio devi aver compiuto almeno 5 anni per una questione, diciamo, burocratica, per il tesseramento e assicurazione. Però io già da allora ero innamorato del gioco del calcio, e tramite amicizia di mio padre con il presidente di quella società riuscii ad iscrivermi, e sono più di 20 anni che ogni giorno coltivo sempre di più questa mia passione per questo sport. Voglio avere dei ragazzi più grandi o dei ragazzi più piccoli? Per me è indifferente, con i piccoli mi diverto di più sicuramente. E lo stesso mio padre mi ha insegnato che almeno così la penso come lui, prima di saper lavorare con i grandi bisogna iniziare con i piccoli, dai piccoli si impara tantissimo, e quindi diciamo che mi diverto di più con i piccoli. Da quanto tempo sei in questa realtà? Questa nuova realtà
sono da 4 anni, l'SD Cerano 1926, e siamo una scuola calcio elite. Siamo una scuola calcio elite, significa che elite è un riconoscimento che dalla federazione, la FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, e praticamente la dà alle associazioni che rispettano tutti i parametri da loro indicati, istruttori qualificati, tutte le categorie, le squadre iscritte a campionati federali, e quindi sono 4 anni e spero di rimanerci a vita, fino a quando poi, come i miei ragazzi hanno un sogno, anche noi abbiamo un sogno di crescere e di diventare grandi un giorno, magari arrivare tra i professionisti, quelli veri, quelli che escono in televisione, quindi vogliamo crescere. Sì, noi abbiamo circa 250 bambini, non è facilissimo emergere, anche perché poi si deve un po' contestualizzare la cosa, dipende dalle strutture, dagli spazi, dal tempo, da tante cose. E quindi ragazzi emergenti ci sono, noi quest'anno abbiamo lanciato alcuni ragazzi, abbiamo citato la società professionistica, alcuni ragazzi, un ragazzo a Napoli, un ragazzo a Frosinone ed altre da alcune società importanti di Serie C, quindi a società professionistiche. Speriamo che comunque questo è solo un punto di partenza, questi ragazzi un giorno arriveranno a toccare palcoscenici importanti e quindi riusciremo a vederli per televisione, ai mondiali, in Champions League, non lo so, ci spero però. Le difficoltà ci sono e non sono poche, perché comunque sostenere una scuola calcio comporta delle spese, perché le strutture sono private e quindi ci sono costi fissi che vanno onorati, gli istruttori che comunque vengono per un certo tot numero di ore a lavorare e vanno retribuiti. Ovviamente non hanno lo stipendio che hanno persone che lavorano a certi livelli, ma comunque un rimborso spese per loro ci deve essere. E sostanzialmente noi scuole calcio ci sosteniamo con la retta del genitore, che praticamente i bambini che si iscrivono alla scuola calcio, chi può, e ci sono anche alcuni che non possono, ma comunque sono sostenuti, ringrazio l'amministrazione comunale che quest'anno ha dato il sostegno alle associazioni, prendendosi carico delle persone disagiate che non avevano la forza economica di iscrivere i propri figli alla scuola calcio, presentando un modulo delle dichiarazioni al comune. Il comune ci mandava queste persone che provengono da famiglie con problemi economici o altri problemi. Poi, qual è la differenza tra la scuola calcio cerana e quelle altre scuole del territorio? La prima, come detto prima, noi siamo l'unica scuola calcio elite del territorio, sul territorio di Acerra. Poi noi sostanzialmente tendiamo a differenziarci nel nostro modo di lavorare. Noi fondamentalmente abbiamo tutti istruttori giovani e con voglia di emergere, sono poche le figure adulte, diciamo. E differenze particolari non ce ne sono, perché anche comunque le altre associazioni sul territorio lavorano abbastanza bene. La Cerra si sta sviluppando una certa cultura sportiva, calcistica, quindi sostanzialmente lavorano tutti in un certo modo. E poi diciamo un po', io dico che le scuole calcio sono un po' come la pizza, ad alcuni piace in un certo modo, ad altri piace in un altro modo, a chi piace più cotta, a chi piace più cruda. Quindi ovviamente posso parlare bene della mia realtà, delle altre non conosco tante cose, ma non mi vale nemmeno di giudicarle o dire noi siamo migliori o altro, no. Ognuno farà la sua strada, il suo percorso, e poi il campo, parla i numeri, parlano i fatti,
Quindi noi andiamo avanti per la nostra strada, fregandoci degli altri, e quindi va bene così. Poi cosa pensi delle strutture sportive di Cosenza? Strutture sportive, oggi ci sono tutte strutture private. C'era il campo comunale, che era un campo ricco di storia, che l'amministrazione ha deciso di abbattere per sostituirlo con una villa. Ben venga la villa, però da certo serve lo stadio. C'era il secondo paese dopo Giuliano più grande della Campania. Io, se penso al comunale, ci sto male, perché calcisticamente sono cresciuto lì. Però se hanno deciso così, chi comanda, perché poi sono persone che sono state elette dal popolo, non ci possiamo far nulla. Però l'importante è che ora, dopo le loro decisioni, mettono a disposizione della comunità, dei bambini e di tutti, altre strutture. Hanno creato il campo Arcoleo, che dalle foto che ho visto è un centro sportivo bellissimo, che sicuramente non sarà il comunale della storia, però già è un passo importante. Poi magari domani faranno un nuovo stadio con una certa capienza, e quindi saranno solo da elogiare. Però per ora le strutture, non solo per il calcio, ma in generale ci sono importanti realtà anche di calcio al 5 che devono migrare, perché non c'è un palazzetto. Stessa cosa per le società di basket o di volley, che diciamo tra virgolette si arrangiano nelle palestre delle scuole. Però sembra che qualcosa si sta muovendo, che questa amministrazione vuole fare qualcosa. Hanno poco fa detto che faranno un palazzetto dello sport nella zona della Gescal, qui alle nostre spalle. Quindi ben vengano queste cose, non vediamo l'ora, li aspettiamo. Ok, grazie a tutti, vi diamo una buona giornata. Grazie a voi.